Lavoratori venezuelani di casa a Cava dei Tirreni, oggi abbiamo ospiti del sindaco dell'intera città, il console generale del Venezuela in Italia. Muy buenos días, estoy muy contenta, muy feliz de estar acá, muy agradecida por este gran recibimiento del síndico, de ver una ciudad maravillosa con un pueblo trabajador, con una cultura, con una historia, con una ciudad muy bien organizada. Lei è molto contenta di essere oggi qui e ringrazia tanto al sindaco e anche a tutta la città per la solidarietà con il Venezuela. È anche molto contenta di vedere una città con questi colori, così ben organizzata, così pulita, con un popolo che lavora. Abbiamo da chiudere un progetto legato alla Casa dei Popoli e il Venezuela da appena è nata questa idea ha immediatamente con grande entusiasmo accettato di essere tra i protagonisti. El proyecto de Casa de los Pueblos es uno de los proyectos que ha promocionado esta alcaldía y que Venezuela ha sido uno de los principales que lo ha sostenido. ¿Qué piensa sobre eso? Sí, nuestra idea es efectivamente apoyar porque en Italia creo que este es uno de los lugares principales que refleja lo similar que tiene con Venezuela con respecto a lo que es los pueblos, hermanos. Io penso che Cava dei Tirreni è uno dei popoli del sud Italia e anche questa alcaldia che sta portando avanti un progetto molto comune alla politica che sta portando avanti il Venezuela, che sarebbe mettere insieme le nazioni e anche la originalità tra i popoli. Effettivamente, noi siamo solidari e appoggeremo tutto questo tipo di iniziativa con gran felicità e con molto agradecimento. Conseguir in questo sito tan speciale questa casa che reciba a tutti i popoli, non solamente di Venezuela, sino la integrazione di Bolívar, America Latina e del mondo intero. Noi veramente siamo contenti di trovare fuori anche dal Venezuela un progetto come questo. Sicuramente continueremo portando avanti questa politica, appoggeremo questo progetto, potete contare su di noi su qualsiasi cosa, anche perché è un progetto che porta avanti il pensiero di Bolívar e anche dell'America Latina. Il console generale del Venezuela in Italia ha fatto visita al sindaco, il professore Marco Galli, una visita importante anche e soprattutto in funzione di questo progetto della Casa dei Popoli che sta ormai al suo traguardo. Sì, i lavori di ristrutturazione di Villarende sono ormai a buon punto, entro la primavera saranno terminati. Questa mattina ci recheremo sul posto perché Sua Eccellenza possa vedere concretamente a che punto siamo, in modo da lavorare insieme con il consolato del Venezuela, ma con altri consolati e ambasciate che sono state coinvolte, perché il progetto della Casa dei Popoli possa concretarsi. È un'iniziativa importante che proietta Cava in tutta l'Italia meridionale come punto di riferimento di tanti popoli, di tante nazioni. Quindi è un progetto che nell'ottica della globalizzazione sicuramente potrà essere di grande sostegno e aiuto all'economia cittadina, al suo sviluppo turistico, ma anche alla internazionalizzazione delle sue imprese.